1. Niente, sei croc. Niente, sei croc. Guarda, quando sei finito mi sa che l'ha vinto anche a te. Mi sa, non eh. Che commentando e ci sentirà sotto fondo. Vabbè, ma io che commento sono il sonno totale. Lo sto facendo solo perché devo farlo, perché non c'è nessun altro. Allora, è Il iniziato. nostro caster ufficiale di Mizir ci molla a metà evento. Esatto, perché deve tornare nel suo paesino sperduto chiamato Sinai. È iniziata. Intanto Tommy ha già preso una buona percentuale di danno. Bad. No, Tommy l'ha presa. No, Bad si sta settando. Ha preso una bella Ah, percentuale. nel senso che... Ok. Ci siamo Ha capiti. preso la lead. Sì, ha preso la lead. Ho detto, ha fatto Però, percentuale. Mod Però ha Mad poppato, sta. sta carburando. Qui una grab into Beccheria non entra. Ancora grab. Proverà a cringiarlo con limit. No, aspetta. Qua boh, vabbè. Non l'ho capito. Tommy ha premuto il Ha premuto grilletto. la mossa forte. No, No. si sono... Dash attack. Non lo so, avrei avuto paura. Sarà Dai. troppo lontano. E Palutena non ha più la grab broken, no, adesso. Qui cerca di preservarsi usando side B. Basta, Matteo, Oh, basta. Basta. vabbè, ci stava come idea. Qui non se lo fai sempre. Tu non ti becchi i becchi e muori. Sì. Qual è il problema? Vedi, ecco perché non grabbi contro Cloud. Non puoi farlo. Letteralmente lui ha detto no. Secondo me è una caduta di Airavi. Però vabbè, è un po', è sempre in tempo a cringere Cloud. Qui ha provato i due. Non erano i due frame sicuramente, però ha provato a cringere a ledge. Dash attack di Cloud, incredibile. Cross slash. Marco, leggi il gruppo. Marco leggi il gruppo, vediamo un po' Che cosa mi dice. cosa. Non ironico. Bella, gatto. Questo dash attack ha fatto male, molto. Non è riuscito ad appendersi in tempo. Mad ha mollato lo scudo. L'ho fatto anch'io tante volte, quindi non posso biasimarlo. Prova a killare con dash attack. Non so se fosse una DI. Ok, wow, da un tilt fair che killa. Ci sono pochi che lo possono aiutare. Mi sa il ragazzino dovrebbe prendere la. Non lo so, dove prendere il treno. Allora. Vediamo, Tommy ha due stock e. Non ha Io ho detto salto? non riesco a spostarmi. Non riesce a spostarsi. Come si fa? Ora risolviamo. Allora risolviamo. Ora qualcuno risolverà. Spero, io non ho la macchina. Vorrei averla. Riprendiamo il discorso. Mad un po' in difficoltà in questo momento. Però riesce a prendersi un 33% onesto con 3 nair. Bravo a non mollare lo scudo. Non ho capito questo neutral B cosa volesse fare. Prova a beccare. Matte, matte, purtroppo non puoi. Ok, è punito, bravo. Bravissimo. Comunque aveva il limit, quindi dubito che è dash attack. Non è morto. Riesce a tornare. Riesce a tornare. Strano che Tommy non fosse appostato a legge a fare di. Fare ledge trapping, non lo so. Perché non muore, è ancora vivo. 162 per Palutena. Prova a Beccair ancora. Vuole killare il prima possibile. Tommy sta provando di tutto. Dash attack, Beccair, Fair. Siamo ancora game 1? Sì, è ancora game 1. Ah, ok. Qui, back throw.
6B. Mattia. Mattia. Ho bello. È morto. Complimenti Mattia. Complimenti, cioè, è assurdo. È arrivato lui e... E va bene. Tommy. Primo game. Per il nostro Cloud Main di fiducia. Che poi adesso noi stiamo... Critichiamo tanto Cloud perché ce n'erano molti, ma adesso lui è l'unico che gioca Cloud in community. Sì, è l'ultimo dei Moicani. Sì, non i Moicani erano veramente tanti, ragazzi. Era uno, era tu, il Moicano. No, vabbè. Era proprio lui, cioè prima di avere i capelli lunghi, tu mi aveva... Ah, il Moicano? Sì, sì, sì. È finita la pandemia. Ah, tu lo sapevi, io no. Flash News, ragazzi, è finita la pandemia. Grazie Matti per... Grazie Mattia Serra. Grazie Felipe. Ah, la pandemia dei cloud. Ok. Ha senso come cosa? Sì, però da l'utenza mettiamo mascherini. Che mi ha scritto? Qualcuno mi ha scritto e ha eliminato il messaggio. Istantaneamente, proprio. Anche se sono Pupi al bomber. Minza, no. Non lo so. È una decisione ardua questa. Comunque, di nuovo su PS2 e vediamo un po' cosa succede. Mi sono dovuto distrarre per problemi tecnici nel gruppo. E vediamo che Tommy ha vinto il primo game in un game, però abbastanza close. Sì, era abbastanza close, non andrò a mentire. Qui riesce a tornare on stage, Tommy. Mette pressione con Nair, però si prende B out of shield, mad. Qui, non, secondo me... voleva direttamente appendersi, stava per morirci molto male. Backair, non quell'explosive flames là per prendere i due frame, boh. Sì, ok, riesce a evitare a B. Oh, bello, smash. Kill. Bravo Matteo. Bravo Matteo, vediamo un po'. Ok, tratta. Adesso gestire i limiti di Cloud in qualche modo. Esatto. Poteva provare a... È vivo! È vivo perché era grazie alla... Cioè era dalla parte dello stage. Esatto, grazie al PS2. Prova a mettere pressione col backer di Palu. Ricordiamo che... Eccoci. Up smash, volevo dire che il backer di Palu... Comunque, prima Matteo l'ha fatto morto, Matteo. Comunque Matteo da... il colmo era se adesso ti prendeva la spike dalla B. Up, no. Perla. Ah sì, la pera gratis. Vabbè, non c'è nessun problema, ragazzi. Qui Matteo ha il camera di sé e può sempre recuperare questa parte. Esatto. Sono molto contento che sta usando Palutena e non sta usando altri personaggi. Perché? Che gli ha permesso. Esatto. E poi lui si dice no, basta, ho perso con Paolo, prendo un facco. E qui si incatta. Perché Falco ha le hitbox strane. E per altri motivi che non sarò ad elencare, anche perché non me li ricordo. In tutto questo vediamo Mand che prova a recuperare il 111, vediamo se riesce a passare attraverso la mitragliata di Backair che stava tirando Tommy. Questi sono i PG Backair. Vero, reale. Reale, FR. Formula reale, 1. No cappello. No cappello, è vero. Ah, ma... No, i Samax esistono però. Ma ho capito, perché dovevo fare la foto con la foto dei cavoli. La foto? Con la felpa di Cadley. La mitica felpa di Cadley, ragazzi. Oggi Cadley. Non so se posso dirlo in streaming, in effetti. Quindi non lo dirò. No, per una felpa molto elettrica. Una felpa con un logo di un noto sito per. Un noto sito nero e arancione. Davvero molto epica. Non andrò a mentire. Ma. Tommy è in vantaggio di una stock, entra dentro l'Explosive Flames e decide di premere la mossa forte per tenere a distanza Mad. Qui, wow, riesce a non morire. Da un tilt, non trova... Voleva provare il ledge trump, secondo me. Ma devi... Sì, l'ha anticipato anche troppo.
Provando Backhair su scudo, non so quanto sia un'ottima idea. Quiperria, Tommy non uccide con Dash Attack. Tommy prova, Fatto Tommy. complimenti, Tommy. Non è ancora morto. Sì, buona l'idea, però purtroppo non è riuscito a connettere quel Backhair. Dash Attack che non Ok, Dash killa. Attack non killa, Dà un la tilt e Fade killa. che killa. Ma con quell'angolo che se non avesse killato mi pare che Claude tornava. Ma secondo me con quell'angolo era impossibile che non killasse. In generale. No, ma anche se mi stava la kill di poco, non tornava Claude. Mala notizia. Mala notizia, niente! E che chi Quindi, era per penso tutto il tempo che lo tempo chi lo perde. pierda e non so come continua, però. E ne ha vari continui. Esatto, è vero, ne ha tanti, ha vari mix-up, Don Dopo Pollo. lo mix-up è veramente clamoroso. Intanto, mentre brainrottiamo, qui la situazione si è fatta abbastanza even. Lei Tommy. Oh, vabbè, io sto commentando. Oh, eccoci. Scusate, non mi dispiace per Matteo che ogni volta un che. buongiorno fattore professionista da questa parte, però se la vita. La vita, purtroppo, ci riserva queste sorprese. Terranno ancora Tommy, Cloud e Mad Pautera. O switcheranno? Non lo so, non lo so. Vedremo ora. No, cos'era quella skin? Degli occhiali. Ah, sì, è voluta una base ma con gli occhiali da sole. Ah, erano bianchi, però gli occhiali da sole. Alzo tipo gli occhiali, quelli giganti, tutti bianchi. Iniziamo con un bel crosslash. La mossa preferita del signor Del Capua. signor Dual Dimension, che salutiamo se ci sta seguendo. Però c'è uno di chi si sta guardando il tuo VOD. Matteo sta prendendo un po'. Ricky del futuro, se stai guardando il VOD su YouTube. Se mi siamo addolorati di vedere tutto buscato e tutto. Sì, esatto, siamo molto tristi. Intanto si è caricato il limit. Scaricato lì, ma Matteo sembra. L'ha dovuto usare per recuperare perché ha voluto esagerare molto. Tommy. Però vabbè, tanto in realtà finché mantieni il tuo avversario all'edge, secondo me con quello ti va bene sprecare il limite. Tanto finché Sì, smitragli di Bane all'edge ci sei. Tanto esatto. l'edge del gol. Assurdo, quel Backair spammato, poi scendendo dalle platform, è veramente rotto. Non riesce Matte a entrare neanche una volta, ok? Non è riuscito a continuare. Bravissimo, Matte. Sì, un'ottima mossa, devo Ottima, dire. ottima No, mossa. è stata. Sì, è la migliore cosa che hai fatto oggi. La inseriamo nella top cose fatte da Matte Madeddu. È sicuramente una cosa dei tempi. Sicuramente la cosa dei tempi. Quasi non mi dire che. Ah, ok, non è morto. Non capisco perché Tommy non punisce nessun get up di Matte. So solo che adesso sta cercando di landare, ma. Ok, ci è riuscito. Situazione dove. Pensavo che Tommy usasse il limit, invece è andato di dash attack. Perché il suo scudo è morto di fake. Forse non se l'aspettava, non ha fatto di high tipo su, credo. Ma Crosslash. davvero è morto di facepalm, sì. No, no, Pale ha colpito. Non ha colpito la spike comunque. Backair che. Si prende la stock, però è dura, a meno che non faccia delle magie Sì, non deve incredibili. fare il miracolo di Sant'Antonio. Il miracolo di Palutena. Forse, e non so neanche che effettivamente che mosse out of shield potrebbe fare Palutena contro Cloud.
Lui sta provando Back Air, ma boh, forse Nair è meglio. Prova con connettere un Fair, ma troppa Non percentuale. trova un'apertura, non trova. Deve cercare di aspettare un po' di più. Non mi What? va bene. Ok, questa non me l'aspettavo assolutamente. Minchia, ogni volta che tu mi giochi scopro una data nuova che può farci. Letteralmente in quel momento è finita l'invincibilità a Ledge e l'ultima hit del crosslash ha connesso con la manina di Palutena. E vabbè.